Siamo qui oggi con il primo di cinque episodi di Gruppo 2020 Online. Il progetto cambia pelle e passo dopo l'esperienza tutta sonora di Radio India. E mentre accanto a me scorre un piccolo mondo subacqueo per inaugurare la nuova forma di Gruppo 2020, che dà anche alle immagini il compito di dialogare con i racconti, suggerire analogie, coincidenze corticali o aprire paesaggi sollecitati dalle stesse parole. Fantascienza e orrore sono ancora il campo d'azione dei racconti, generi che sono riusciti a mettere in scrittura precognizioni, presagi, ossessioni, rimossi, questioni di razza e di genere, nel radicale incontro con l'altro e con l'alieno. Gruppo 2020 Online prova oggi ad espandere e ad approfondire le scritture e lo sguardo delle nuove generazioni su questo intervallo, per dirla con Ballard, sul presente e sul futuro che stiamo forse costruendo. Ora, solo pochi cenni su Matahari di Giulio Apicella. Prima di lasciare il campo alla narrazione per parole, suoni e immagini, a cui seguirà una breve intervista con il giovane autore. Matahari è un racconto che ha qualcosa delle storie di fondazione, con echi che si scopriranno piano piano dell'esodo biblico, ma in un contesto topografico e temporale completamente immaginario. Il protagonista racconta di un mondo che riconosciamo e che pure ci disorienta completamente, sparpagliando dettagli e immagini estremamente precisi, notti singolarmente lunghe, un fiume che a cicli scorre e si asciuga, l'assenza quasi totale di bambini, un fuoco perpetuo, talpe ed ermi, per poi operare un'inversione prospettica, emotiva e temporale, degna di un racconto di suspense. E farci ritrovare in tutt'altro posto. Buona visione. Capitolo 1. Bawatana. 19 anni fa, in una stanza dell'ospedale centrale di Bawatana, nascevo io, Matahari. Ovviamente al tempo non conoscevo il significato del mio nome, ma in effetti non conoscevo nulla, ero pur sempre un neonato. Non so come funzionino le cose qui, ma a Bawatana la gente nasce, poi per qualche tempo non fa altro che piangere, mangiare e farsi pulire il sedere da qualcuno. Nel mio caso lo faceva mia madre. Era una donna minuta, quasi cieca da anni, spaventata praticamente da tutto, ma riusciva ad essere sempre una piacevole compagnia. Mi raccontava storie, moltissime storie, sul conto della nostra gente e della città. E ce n'erano tante di cose da raccontare, considerato che a Bawatana erano tutti vecchi, molto vecchi. C'erano così tanti vecchi, così vecchi, che molte persone neanche sapevano cosa fosse un bambino. Sì, mi vedevano, mi scambiavano per un qualche strano cucciolo, magari una nuova versione mutata della talpa più in voga del mese. Sì, perché la gente andava matta per le talpe. Tutti volevano avere la propria, volevano fosse quella più alla moda. Mamma diceva che era un retaggio della vita prima di Bawatana, di quando ancora si addestravano i Serigala, che pare fossero animali fedeli e affascinanti. Ah, insomma, ora le talpe erano gli unici animali che si vedessero in giro. Ah, uno che odiava le talpe era mio padre, un signore snello, quasi rachitico e di poche parole. Mia madre diceva che quando erano giovani papà era in forma, camminava a schiena dritta, col petto gonfio dei sogni che raccontava alla mamma. Le descriveva Bawatana prima ancora che esistesse, le diceva quanto sarebbe stata bella, ma soprattutto le raccontava del fiume. Bawatana infatti esiste solo grazie al fiume. È l'unico ingresso alla città ed è la nostra principale fonte di energia. La planimetria della città è identica a come l'aveva immaginata mio padre 80 anni fa, con il fiume su uno dei quattro lati del perimetro e con i grandi canali che portano l'acqua alle cisterne situate esattamente al centro. Le cisterne servono perché ogni notte, alla stessa ora, il fiume smette di scorrere. È così puntuale che fin da subito fu scelto da mio padre e dai primi coloni come modo di scandire il tempo a Bawatana.
Il fiume doveva essere anche l'ingresso alla città, ma io non avevo mai visto arrivare qualcuno. Dopo i 600 coloni che i miei genitori portarono con sé, non arrivò più nessuno. E nessuno nuotò più nel fiume, tranne la donna di cui parlavano le voci. Capitolo 2. Le voci. Fin da quando ne fui capace, mio padre mi fece lavorare con lui al banco di vermi e radici che avevamo al mercato. Erano cibarie molto richieste, dovetti imparare rapidamente a gestire considerevoli quantità di clienti, a pulire le radici e evitare che i vermi fuggissero. All'età di 12 anni gestivo ormai il negozio da solo. Lui aveva aperto un nuovo banco dove vendeva mangime per talpe. Il lavoro mi teneva impegnato nelle lunghe giornate, ma più crescevo, più sentivo che mi mancava qualcosa. Non sapevo cosa, era un sentimento che non riuscivo a scrollarmi di dosso e non avevo neppure qualcuno con cui confrontarmi. Sì, perché avevo imparato presto che a Bawatana ero l'unico della mia età. L'ospedale della città aveva visto nascere solo me. Nessuno tranne i miei genitori aveva mai avuto figli. Passavo le giornate a pensare alle storie di mia madre, ma parlavano tutte di Bawatana. Anche quando mi raccontava del viaggio con i coloni, non mi diceva mai niente su come fossero le cose fuori dalla città. Sembrava quasi che non le importasse nulla del mondo fuori da Bawatana. Ma sapevo che le importava. Lavorando al mercato sentivo voci sul conto di ogni abitante e anche le voci su quella donna. Sì, mia mamma. Tutti parlavano di quella volta che tentò di risalire il fiume per abbandonare la città. Da allora, da quando la malinconia per la sua vecchia vita le aveva tolto la vista, lei si rifiuta di parlare dei giorni prima di Bawatana e, come tutti gli altri, non si avvicina più al fiume. Erano passati quasi 70 anni da quando, nuotando controcorrente per settimane, aveva raggiunto Kahaya, il grande incendio che da sempre imperversa alla fonte del fiume, ma giunta al gigante di fuoco, il calore e la luce furono troppo per i suoi occhi e la costrinsero a tornare a casa. Cosa c'è oltre Kahaya? Cosa cercava mia madre quel giorno alla fonte del fiume? Domande come queste mi risuonavano continuamente in testa, senza lasciare spazio a nient'altro. Dovevo trovare risposte, dovevo liberarmi, ma avevo paura. Paura che oltre Kahaya potesse non esserci nulla e che la mamma quel giorno fosse solo impazzita, come diceva la gente del mercato. Presto avrei avuto un assaggio di cosa si nascondesse dietro quel muro di fuoco, che era Kahaya. Capitolo 3. Edifici. Mamma non dormiva mai, almeno mai per tutta la notte. Si svegliava, si riaddormentava centinaia di volte, girava per la casa, inquieta. La notte è così lunga qui, diceva sempre, ma io non sapevo cosa volesse dire. Una delle ultime notti che passai a Bawatana fu insonne anche per me. Ero stato svegliato da un rumore fuori dalla mia camera. Quando uscii a controllare, mi accorsi subito che la luce era accesa nella stanza della mamma. Poggiando l'orecchio alla porta, riconobbi il suono di pagine che venivano sfogliate e sentii la mamma tentare di soffocare un pianto. Così entrai, preoccupato. Stava sfogliando un vecchio album fotografico e una delle foto aveva attirato la mia attenzione. Avvicinandomi le dissi: ho sentito un rumore. Cos'è successo? No, no, niente di che, tesoro. La mamma stava cercando una cosa, ma come sai sono un po' sbadata e così, senza accorgermene, ho urtato il mio abat-jour. Mi dispiace che ti abbia svegliato. Su, su, ora torna a dormire. No, mamma, cos'hai in mano? No, niente di importante. Su, vai a letto. Non farmi chiamare tuo padre. Papà non si arrabbiava mai per conto suo, ma quando era la mamma a chiamarlo, poteva diventare molto severo. Così me ne tornai a dormire.
Sapevo già dell'esistenza di quell'album, l'avevo già visto, chiuso, impolverato, ma non ero mai riuscito a distinguere chiaramente nessuna delle foto. Quelle erano le foto che i miei genitori avevano scattato prima di arrivare a Bawatana. In quella che riuscii a scorgere quella notte c'erano delle strane costruzioni, qualcosa che non avevo mai visto. Edifici alti, affusolati, che si ergevano dal suolo per quasi 50 metri e sembravano tutti uguali, interamente marroni con degli strani inserti verdi. Erano centinaia, migliaia di esemplari ammassati uno accanto all'altro. Ma allora le domande che mi tormentavano avevano un senso. Esisteva qualcosa oltre la fonte del fiume? Esistevano strutture come non ne avevo mai viste e chissà quanto altro si nascondeva fuori da Bawatana, coperto da un velo d'ignoto. Capitolo 4. Kahaya. La mattina seguente ero deciso a fare ciò che non era riuscito a mia madre: superare Kahaya. Mi svegliai prima di tutti, presi da un cassetto il quaderno su cui sto scrivendo questi ricordi e riempii una borsa con qualche radice e un barattolo di vermi. Arrivai al fiume seguendo uno dei canali che lo collegavano alle cisterne e mi scontrai con una semplice verità: non sapevo nuotare. Non serviva a nulla saper nuotare a Bawatana. Stavo per tornarmene a casa con la coda tra le gambe quando rividi nella mia testa l'immagine di quegli strani edifici e allora mi misi a pensare come risalire il fiume nuotando il meno possibile. Dunque la città era circondata per tutto il perimetro da gigantesche pareti naturali e ce n'era una che correva lungo tutta la sponda più esterna del fiume. Allora lo attraversai ingoiando una considerevole quantità d'acqua, ma arrivai intero sull'altra sponda. Il piano era molto semplice. Avrei scavato un tunnel nella parete, parallelo allo scorrimento del fiume, e lo avrei percorso di giorno durante la piena, per poi camminare sul letto prosciugato la notte. L'unico attrezzo a mia disposizione erano le mie unghie, ma avevo dalla mia tanto tempo e volontà. Così mi misi a scavare, sì, proprio come una delle talpe che la mia gente ama tanto. Continuai per 15 giorni scavando nella parete di giorno e camminando sul letto arido di notte. Ogni tanto mi prendevo una breve pausa per dormire, ma il desiderio di arrivare a Kahaya mi toglieva il sonno. L'ultimo giorno fu il più difficile. Era ormai una settimana che vivevo con gli occhi coperti da stracci perché si abituassero gradualmente alla luce di Kahaya. Ora ero arrivato alla fonte del fiume. Non c'era più nulla da scavare, né terra arida da percorrere. Le dita mi sanguinavano. Le unghie erano ormai tutte cadute a forza di scavare. Slegai il nodo che mi teneva gli stracci legati alla testa e feci un grande respiro. Mi scoprii gli occhi. Boccheggiai, immerso in un oceano di luce. Intorno a me un'infinita distesa di bianco, costellata di edifici come quelli che avevo visto nella foto, e sopra di me, incomprensibilmente lontano, una palla di fuoco che illuminava tutto. Davanti a me si stendeva uno specchio d'acqua, lo stesso da cui nasceva il fiume. E nessun incendio. Kahaya era una bianca landa desolata, costellata di quelle strane costruzioni marroni e illuminata da un'accecante palla di fuoco fluttuante. Capitolo 5. Stefan. Stefan mi trovò seduto sulla riva del lago. Ehi, anche tu trekking al lago Pendulum? Non sapevo cosa rispondere, ero ancora sconvolto. Ehi, tutto bene? Mi sembri spossato, disse lui prima di notare le mani insanguinate che sporcavano di rosso la strana terra bianca su cui eravamo. Poi subito esclamò: ma che diavolo ti è successo? Vieni con me, non dovresti startene qui a sanguinare sulla neve. Neve? Neve?
Così si chiamava quel bianco soffice su cui ero seduto. Stefan mi sollevò di peso, mi portò a fatica a un piccolo accampamento che aveva sistemato ai piedi di uno degli strani edifici marroni. Era un ragazzo non molto alto, i capelli scuri che gli scendevano sulla fronte fino quasi a coprire i piccoli occhi neri, la pelle di un colore tale che la mia sembrava spenta, sbiadita. Mi sono accampato nel bosco per ripararmi dai venti che sferzano il lago, mi spiegò. Fu gentile con me, mi diede da mangiare e mi rimise in sesto. Finalmente riuscii a dire qualcosa anch'io. Perché ci sono tutti questi edifici qui? Cosa sono? Edifici? Qui c'è solo il bosco per chilometri, nessun edificio. Quando capì a cosa mi riferissi, mi spiegò che le costruzioni che avevo visto nella foto e che ora ci circondavano erano creature chiamate alberi. A quanto pare ne esistono di diversi tipi e tutti vivono grazie alla luce emanata dalla palla di fuoco che bruciava sopra la nostra testa. Quassù la palla si chiama sole. Percorre sempre il cielo da parte a parte per poi lasciarlo alla luna, un'enorme pietra che riflette la luce del sole. La luna non è mai sola, è sempre in compagnia delle stelle, puntini di luce che sembrano incastonati nel cielo. Per la gente di qui è proprio la danza del sole e della luna a scandire il tempo. Ogni giorno i due giganti si scambiano il cielo e ogni 365 scambi, si dice, sia passato un anno solare, che a sua volta è composto di 12 mesi. Stefan mi raccontò a lungo del cielo e degli alberi. A Bawatana tutto questo non c'era, c'erano solo palazzi, terra e ovviamente il fiume. Chiacchierammo molto. Stefan mi confessò di trovarmi piuttosto strano, ma io parlavo poco, lui non stava zitto un momento, quindi andavamo d'accordo. Mi raccontò del perché fosse venuto al lago. Sai, la leggenda vuole che quasi 30.000 anni fa esistesse una civiltà di cui andò persa ogni traccia, composta da poco più di 600 persone, tra uomini e donne. Non avevano mai avuto contatti con nessun'altra cultura ed erano costretti a vivere da nomadi in quest'area dell'Indonesia, poiché ogni volta le loro case venivano distrutte da un disastro naturale. Erano riusciti a domesticare dei cani, i serigala, che avevano reso la caccia più semplice, ma la vita da queste parti non era adatta a una civiltà come la loro. I predatori brutali dell'epoca, il clima a dir poco aspro, li avrebbero portati all'estinzione. Ma un'incredibile scoperta fu la loro salvezza. Uno di loro trovò il lago Pendulum e ne scoprì i poteri. Bevendo esclusivamente quest'acqua era possibile vivere per l'eternità. A questi 600 umani mancava solo un posto sicuro dove essere in pace fino alla fine del tempo e così progettarono una città costruita sottoterra, proprio al fianco di uno dei canali che nascono dal lago. Avrebbero abbandonato tutto ciò che conoscevano, gli alberi, la neve, i cani, e avrebbero passato l'eternità nei meandri della terra. Qualcuno sostiene che l'ideatore del progetto e la sua compagna furono i soli ad avere un figlio. E i più romantici pensano che prima o poi lui abbandonerà Bawatana, sotterraneo, sai, significa in indonesiano, ed emergerà in superficie. L'Indonesia non è certo conosciuta per le sue lande innevate e io sono tra i pochi fortunati a sapere dell'esistenza del lago Pendulum. Ovviamente quella degli uomini talpa è solo una vecchia storia, ma io vengo ancora qua ogni 6 mesi a veder compiersi il ciclo del lago. Questo è l'unico luogo dove ci sia un evento meteorologico tanto assurdo e così preciso. Sai, il lago ogni 6 mesi esatti si congela, asciugando tutti i corsi d'acqua, e poi, precisamente 6 mesi dopo, si scongela, dando nuova vita ai fiumi inariditi. E puoi stare sicuro che accadrà anche oggi, come è sicuro che il sole questa sera tramonterà. Capitolo 6. Vita.
quanto pare il mio nome significa sole in indonesiano e Cahaya, che significa luce, non è mai esistito. Mia madre era stata accecata dalla luce del sole, ma si erano inventati l'incendio per evitare che tentassi di arrivare qui. Non ho mai più visto Stefan dopo l'incontro sul lago, ma secondo la leggenda che mi ha raccontato, io ero destinato a tornare a vivere in superficie e scoprire il cielo. La vita quassù mi piace. Ora so cosa intendesse la mamma quando diceva che le notti di Powhatan'a sono troppo lunghe. Il tempo sulla superficie è completamente diverso. Non che ci sia nessuno strano paradosso temporale, no, semplicemente il metodo per stabilire cosa sia il giorno e cosa sia la notte è molto lontano dal nostro fiume in piena, fiume in secca, così che una notte di Powhatan'a corrisponde a 6 mesi di tempo superficiale. Sono ormai 2 anni solari che non bevo più l'acqua del lago e le mie condizioni fisiche stanno peggiorando, ma d'altronde ho quasi 7.000 anni solari, la gente di qui non ne vive neppure 100. Nessuno crederebbe mai che io sia davvero il Mata Hari della leggenda, né mi interessa che qualcuno lo sappia. Ho deciso che passerò il tempo che mi rimane sotto il cielo, sfruttando le mie vecchie abitudini, sì, nutrendomi solo di vermi e radici e camminando in turni di 8 mesi consecutivi per poi dormire per i 3 mesi successivi. Aggiustando così il mio ciclo del sonno potrò godermi tutte le stagioni. A quanto pare, come se non fosse già abbastanza vario, questo mondo cambia colore e aspetto ogni 3 mesi. Camperò da nomade, come faceva il mio popolo 30.000 anni fa. Allora, ciao Giulio, tramonto, ciao, ciao. Ora dell'aperitivo, ciao. Stavamo chiaramente chiacchierando prima di tutte le ragioni di Mata Hari e anche di altro molto interessante. Quindi parto con una domanda, la prima, di cui abbiamo un po' già ragionato. Come ti è venuta in mente la vicenda di Mata Hari? Allora, diciamo un po' come dicevo prima, la genesi è stata un pochino casuale. Io ero semplicemente al telefono con la mia fidanzata, adesso in quarantena, e lei mi ha sfidato a inventarmi una storia invece di raccontare sempre storie vere. E allora io volevo raccontare un po' del mio ultimo anno di vita, ma in versione fantastica, fantascientifica, quindi di come io anche ho scoperto gli alberi, come li scopre Mata Hari, perché in quest'ultimo anno ho fatto un cammino, il cammino dei briganti, che appunto è un lungo cammino in mezzo ai boschi, e quindi semplicemente questo volevo raccontare, di un ragazzo a cui la vita cambia scoprendo gli alberi, scoprendo la natura e il cielo. E quindi tutta invece l'architettura temporale millimetrica che hai immaginato, questo mondo di sotto e questo mondo di sopra, che hanno 2 temporalità completamente diverse, millenarie è il mondo di sotto e umane per quello che noi conosciamo dell'umano, e come l'hai fatto? Come hai fatto a immaginarla? Da cosa è nata? Ma diciamo, quello è stato il mio scopo era quello di creare, mettere lo spettatore il più vicino possibile a Mata Hari e quindi prendere una convinzione che fosse molto intima in Mata Hari, quindi quella del tempo, che è un argomento che spesso viene dato un po' per scontato, l'intuizione che abbiamo del tempo, cioè funziona così e basta, non può funzionare in altro modo. E poi quando lui esce e scopre questo mondo nuovo, scopre che anche una cosa così basilare in realtà lì funzionava in modo diverso, ma funzionava in modo diverso perché c'era una concezione diversa, non era nessun paradosso, come dice lui stesso. Quindi il tempo, come dire, per riprendere Rovelli, scorre in maniere diverse a seconda di come lo percepiamo, lo elaboriamo, lo immaginiamo anche. Assolutamente, esatto. Sì, sì. Continuo con le mie domande, questa conversazione, questo primo episodio di Gruppo 2020 Online si fa interessante. Senti, che ti sembra di questo nostro isolamento? Ti è sembrato che qualcosa si interrompesse nella tua vita, nel tuo percorso? Ti ha fatto scoprire qualcosa o riscoprire qualcosa? Allora, scoprire qualcosa direi di no. Io alla fine ero abbastanza abituato e mi piaceva anche abbastanza starmene da solo. Però di sicuro è stato un momento importante perché
Io appunto avevo appena lasciato gli studi, stavo iniziando a cercare casa e poi mi è stato improvvisamente messo pausa alla vita, quindi è come se io stessi stato sempre a correre molto velocemente e poi mi fossi schiantato su questo muro. Quindi non ho scoperto niente di che, però è stata una bella botta questa pausa. Quindi c'è qualcosa che ti manca o che non ti manca del tempo di prima o che non vorresti più, per esempio? Del tempo di prima non molto, ma non mi convince molto il cambiamento che ha portato questa quarantena. Io prima, appunto per il fatto che mi piaceva stare da solo, io me ne andavo in giro magari nei parchi o anche banalmente sdraiato su una panchina per starmene da solo e me ne potevo stare da solo solo perché non c'erano persone che guardassero me. Invece questo aumento obbligato della sicurezza e il fatto che tutte le persone adesso si sentano in diritto e anche in dovere di guardare gli altri, guardare che cosa stiano facendo, stanno indossando la mascherina o no, e quindi non si è più soli spesso quando si è fuori, quindi questo diciamo che mi manca forse. Lo capisco. Cioè, questo è un tema grosso. Noi siamo solo in Certo. un'introduzione piccola, però buoni semi. Arrivo all'ultima domanda, che è una domanda grandissima, quindi noi daremo una risposta invece più specifica. Che valore hanno per te le storie? Storie raccontate, lette, raccattate, raccolte? Allora, come fruitore, le storie non mi interessano tanto per il loro contenuto quanto per il retroscena che ha una storia, dal punto di vista proprio della creazione della storia. Pensare che c'è qualcuno che se l'ha inventata, qualcuno che ha un pensiero così lontano dal mio. Mentre più in generale, proprio le storie sono per me io ti ho detto, a me piace raccontare quello che faccio spesso e quando lo racconto io entro molto nel momento, è come se tornassi indietro nel tempo, quindi sono un modo per me di rivivere tutte le mie esperienze. Ogni mia esperienza io poi la posso rivivere migliaia di volte, anche più intensa o meno intensa della prima volta perché la sto raccontando a qualcuno, quindi questa condivisione però è una condivisione molto intima perché io rientro nel mio personaggio, diciamo, quello che ero io quando stavo vivendo quell'esperienza, quindi queste sono le storie un po' per me. Bene, è una bella risposta con cui finire questo nostro primo episodio, no? Questa apertura, che poi appunto sulle storie è importante, come le rielaboriamo, come ci riconosciamo al passato, al presente, e quindi anche perché poi finiamo per scrivere in forma, come dire, appunto su carta stampata oppure in forma orale, no? Sì, Come spesso è il tuo caso, da quello che mi sembra di capire, tra l'altro. esatto. Sì, diciamo, io preferisco in forma orale spesso, però perché mi diverte. Certo, perché è quella forma al presente, per tornare anche al discorso del teatro, in presenza fisica, in una comunità di persone che ti ascoltano, giusto? Esatto. Quindi questo esperimento di Matahari è nato anche forse grazie alla quarantena, quasi grazie alla quarantena? Sì, direi grazie alla quarantena. Non penso l'avrei fatto altrimenti. E quindi ci salutiamo qui, salutiamo gli spettatori a casa che ci hanno seguito finora e spero veramente che ci si possa rincontrare in un campo più allargato di lavoro. Spero anch'io. Ciao Giulio, Ciao, grazie, ciao, ciao. grazie.